Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo svuota la spesa Lidl. Credo sia il primo svuota la spesa Lidl che faccio sul mio canale, però mi scuso solennemente con voi per la mia mise. Praticamente solo la matita e il gloss. Ve lo dico ormai in ogni video, ma quest'estate sarà così, ragazze, quindi non ho intenzione di truccarmi solo per fare i video. E esco tardi la sera, quindi non c'è la luce adatta. Adesso vedete un po' anche di penombra perché ho le tapparelle un po' abbassate, perché veramente ragazzi si muore di caldo. Oggi ci saranno 36 gradi, io non ho il condizionatore a casa, quindi vi prego, perdonatemi. Allora, siamo stati alla Lidl a fare un po' di spesa. Io purtroppo non ho la Lidl molto vicina, quindi non mi viene pratico andarci, e oltretutto ad esempio ieri siamo andate e non abbiamo preso i surgelati perché c'è più di mezz'ora di strada, e quindi con questo caldo rischiavo di far arrivare tutto sciolto. Oltretutto ho preso delle cose da frigo e anche queste già mi sono arrivate un po' così. Allora, cominciamo subito, io al solito poi vi faccio scorrere i prezzi. Allora, abbiamo preso una confezione di formaggio fresco simil Philadelphia, questo qui della Milbona. Allora, questo è normale, quello là, scusate, questo è quello lì light, lo spalmabile. E poi abbiamo preso una confezione di formaggio classico, sempre formaggio fresco. Poi, sempre della Milbona, abbiamo preso questa mega confezioncione di mozzarelle. Sono da un chilo praticamente, 4 da 220, 4 buste da 250, e quindi in ogni busta ci sono due mozzarelle da 125. E aspettate che cade tutto. Ok, poi abbiamo preso il filetto di petto di pollo a fette, sono 650 grammi, che è questo qui formato speciale grigliato, quindi sarà penso quello lì grande, tipo formato famiglia, ma io faccio tipo due fettine, magari le altre le congelo, non le mangiamo mai tutte. Poi Mario si è preso, tanto per cambiare, cordon bleu di tacchino e pollo. La confezione era da 735 grammi, sono 6 se non sbaglio, e niente, quindi li proviamo. Non so se sono simili a quelli dell'Eurospin, credo di no, perché questi sono tacchino e pollo, quelli invece sono normali. Comunque anche questa è la confezione XXL. Allora, poi questi li abbiamo fatti ieri sera per cena, però volevo farveli vedere. Allora, io ho preso questi della Glorioso, sono degli hamburger con pistacchio, erano degli hamburger di carne buonissimi, e poi il pistacchio messo sopra sia da un lato che dall'altro, veramente veramente buoni. E invece Mario si è preso questi, che erano due hamburger di mare, sono questi qui, sono hamburger di salmone impanati, e si è fatto il panino, quindi lattuga, maionese, tipo l'hamburger però con questi. E poi infatti c'è la confezione di lattuga che abbiamo preso, l'iceberg, che l'abbiamo usata già ieri, però appunto sono stata brava e ho conservato tutto. Poi abbiamo preso una confezione di queste birre, la Finkbrau Lager, una tutta la scatola per intero, da 12 lattine se non sbaglio. Poi ho preso tre yogurt, questi qui sono della latteria, yogurt magro, solo latte italiano, appunto ne ho presi tre. Poi un lievito per fare la pizza, e ho visto tipo all'Eurospin c'è la confezione da 2 da 25 grammi, questa invece è un'unica confezione da 42 grammi. Poi ho preso il burro, questo ad esempio ieri è arrivato tutto sciolto a casa ed era tardi, comunque erano già le 9, quindi abbiamo fatto anche una spesa veloce. E questo è burro di centrifuga, appunto alla linea latteria, ed è quello da 125 grammi. Una confezione di Emmental, questo è proprio quello la svizzera originale, quindi identico a quello dell'Eurospin. Una confezione di pomodori, li vedete adesso così appannati perché li ho usciti dal frigo per fare il video, e quindi questo vi fa capire il caldo che c'è, di pomodori piccadilli a grappolo da mezzo chilo, e basta come cosine da frigo. Poi vado a random dalla busta. Allora ho preso questi crostini integrali della Certossa, ne ho sentito parlare benissimo, sono senza olio di palma e senza zuccheri, e quindi ricchi di fibre, ho deciso comunque di prenderli e di provarli, vediamo come sono, vi farò sapere. Poi per Mario
Abbiamo preso queste tortilla, o per gli ospiti comunque se dovesse venire qualcuno in casa, queste tortilla salate, snack day, questa è la confezione, quella lì XL, quella lì grande, e lui le mangia magari con la salsa messicana o appunto se viene qualcuno per gli aperitivi, mettiamo questa salsina. Poi Mario ha voluto prendere la carne essiccata praticamente, questa qui della settimana americana, ma penso siano quelle alle rimanenze, cioè 25 grammi a bustina, ma non mi ispira per niente. Quindi questo l'ha voluto prendere lui e non voglio pensare ad altro. Poi ha preso, anche queste le ha prese lui, non le avevo viste, allora due confezioni di capsule, una ristretto e una classico, queste qui della Bella Rom, non conosco questa marca, comunque queste due da quanto sono? Da 10 capsule. Poi ho preso questa carta, la pellicola aromata, non l'ho provata ma mi trovavo lì, anziché appunto poi andare all'Eurospin ho preso questa. Poi sempre Mario per le sue insalate ha preso la salad dressing, sempre della settimana americana, che è questa qui. La salsina per panini e insalate, poi ha voluto prendere sempre della settimana americana la mostarda, sempre della linea McKennedy. Si è scelto un sugo pronto, questo è pesto rosso e ricotta, che è questo qui della Paolo Licata, Made in Sicilia. Ah, questo è siciliano direttamente questo sugo. E poi ho preso queste noci, che sono un mix di anacardi, nocciole, anacardi, noci, nocciole, noci di acajou, mandorle, vabbè, queste comunque, ed è il pacco da 200 grammi. Poi, ecco, queste abbiamo dimenticato di metterle in frigo però, infatti questa va bene. Comunque, una provoletta, questa qui sempre della Milbona, e una confezione di zucchine, che erano queste qui, le zucchine bianche. Poi abbiamo preso una confezione di pane di segale, sempre questo qui della Certossa, e pane alla segale, mezzo chilo, non ha zucchero, lo proverò. Quello con quello della Conad mi sono trovata benissimo. Poi ho preso i miei due amatissimissimissimissimi deodoranti, questi qui appunto della Sien, che sono i soliti, quelli là, Invisible, che prendo sempre. Un roll-on, Mario ha voluto provare questo perché non c'era quello lì della Dove e dice: ma sì, proviamo questo qui fresco 48 ore e vediamo come va. E poi ho preso una mucchina, questa qui sempre della Sian, 50 ml, piccolina da tenere in borsa, gel detergente mani. Adesso io, ragazzi, mi sto facendo una grandissima sauna, quindi vi mando un bacio grandissimo, vado a sistemare di nuovo tutta la spesa e ripeto, scusate per la mia mise. Spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, purtroppo non mi è facile andare alla Lidl, io amo la Lidl anche se per ora non mi posso sdare con tutte le porcherie che piacciono a me, di patatine, tutte le sfiziosità comunque che hanno lì, hanno un sacco di cose sfiziosissime, ma niente, devo restare momentaneamente sul salutare, quindi io vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio per aver guardato il video e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao!